E la figlia Romina, questa... Un rapporto talmente forte, intenso tra noi due, e che poi comunque io avevo la mia vita e lui la sua, ma io sono convinta che se ci fossimo conosciuti in un altro momento, magari appena arrivati lui a Milano, essere... Silvana, forse solo me questo. Io sono stato anche libero nella ma mia vita, per Paolo, devo dire, non ho mai fatto riflessioni di questo. Voglio dire che è scattato un rapporto forte e intenso, ecco, che può sfociare in un'età giovanile, in un grande amore. Sì, per dire, questa è una notizia. L'olio di bitonto, hanno degli ulivi. Prende il fatto, se è vero che Romina abbia comprato un terreno in Puglia, perché è sempre stata, anche nonostante il vostro divorzio, è sempre stata molto legata a Cellino. In ogni intervista ne abbiamo anche parlato insieme, lei è molto legata a quel posto lì. Credo che Romina poi sia venuta meno lì quando tu hai avuto i figli da Loredana, però ma diciamo, voglio insomma dire, che è così improvvisa l'intervista. Questa intervista, poi si è fatto convincere, credo proprio in albergo, forse il giorno prima, due giorni prima di partire per l'isola, Albano ha rilasciato questa intervista. Nella quale diceva che nella cosa? Quale diceva delle cose che hanno ferito profondamente Loredana, e Loredana ha reagito in questo modo. Posso concludere però su questo argomento? Perché hai combinato l'uguale. Anche lei è una corresponsabile. Adesso aveva pubblicato queste foto. Io quando ho visto le foto, conducevo Domenica In e facevo le mie interviste, ho visto queste foto, era molto sexona, molto, seno, sì, improvvisamente, insomma, poi era venuto fuori sto seno che prima, una domenica in, fatta ballare, una gemella, l'aggravante. Sì, l'aggravante era un servizio fotografico carino, devo dire, delle due gemelle lecise. Domenica In. Questo è un peccato, mentre io ho avuto a Bruno invece la gioia di avere nell'ultima edizione di Domenica In, perché questa ragazza che voi vedete così, che parla poco, timida, invece è una forza della natura. Dico la verità, tanto era una cosa terribile, quell'altra tanto... Ma un'allusione, vero? Certamente. Senza nessuna allusione. Ma credo che sia la guardatura del cerchio, direttore. È un uomo così sensibile. Dai, raccontacelo. Lui fa una... E io degli altri. Degli altri anche. No, la differenza tra l'onestà e la disonestà, tra il buono e il cattivo, sono è un uomo che si assume le responsabilità. Bentrovati. A breve sottovoce con Gigi Marzullo. Spazio poi a Rai Educational Magazzini Einstein. Al termine, linea la programmazione di Rai Notte. Domani invece alle 21.10 non perdete in prima visione il terzo episodio della serie Il commissario Manara con Guido Caprino e Roberto. Sono convinta che se ci fossimo conosciuti in un altro momento, magari appena arrivati lui a Milano, essere... Silvana, forse solo me questo. Io sono stato anche libero nella mia vita, per Paolo, devo dire, non ho mai fatto riflessioni di questo. Voglio dire che è scattato un rapporto forte e intenso, che può sfociare in un'età giovanile, in un grande amore. Per dire, questa è una notizia. L'olio di bitonto, hanno degli ulivi. Prende il fatto, se è vero che Romina abbia comprato un terreno in Puglia, perché è sempre stata, anche nonostante il vostro divorzio, è sempre stata molto legata a Cellino. In ogni intervista ne abbiamo anche parlato insieme, lei è molto legata a quel posto lì. Credo che Romina poi sia venuta meno lì quando tu hai avuto i figli da Loredana, però questa intervista, poi si è fatto convincere, credo proprio in albergo, forse il giorno prima, due giorni prima di partire per l'isola, Albano ha rilasciato questa intervista. Nella quale diceva che nella cosa? Quale diceva delle cose che hanno ferito profondamente Loredana, e Loredana ha reagito in questo. Posso concludere però su questo argomento? Perché hai combinato l'uguale. Anche lei è una corresponsabile. Adesso aveva pubblicato queste foto. Io quando ho visto le foto, conducevo Domenica In e facevo le mie interviste.